Signore e signori, amici di Formula Italian Team, bentornati, un benvenuti, bentornueti, tutto, mettiamo tutto, ormai... Bentornue, francese, interessante, clima di festa, mettiamolo in questo modo, benvenuti vacanza. In questo appuntamento, è chiaro, ancora per poco, Preparazione fra un mese, Formula 1 2023, ma avremo modo di parlarne in questa serata. Benvenuti in questo appuntamento di Fit Final Lap, dove andremo ad analizzare nel giro di quattro appuntamenti tutti i campionati che abbiamo vissuto assieme qui in Formula Italian Team, in compagnia ovviamente di noi cronisti e anche ovviamente di piloti che durante la serata entreranno durante appunto lo svolgersi del rewind per poter parlare appunto della stagione trascorsa, come si sono trovati, quali erano le aspettative, quale sarà anche il futuro ovviamente per l'anno prossimo. Di conseguenza ovviamente sarà una serata molto interessante. Qui con me ovviamente abbiamo i miei uomini delle meraviglie, che senza di loro non saprei che cosa fare nella mia vita, ossia Jacopo e Rochitta e Luca Flaminio, chiaramente. Ciao a tutti, buonasera. Perfetto, quindi carissimi, appunto come dicevo giusto appunto prima, saranno appuntamenti che ci porteranno poi al Gran Galà di Formula Italian Team, dove andranno premiati ovviamente i piloti che hanno partecipato a questi campionati, e soprattutto attenzione, poi ci sarà il gran finale, mi pare il 22 giugno, correggetemi se sbaglio, dove ci sarà il vero countdown per Formula 1 2023. Sì, il 13 giugno per l'accesso anticipato. Giugno. Perfetto. Tanto la chat si è subito attivata. Ci chiedono anche se facciamo concorrenza alla Bobo TV. Lele, te lo dico io, Lele, l'anno prossimo. Già partiamo con i memini. L'anno prossimo, Lele. Chapeau. Vabbè, chapeau. Allora. Servirebbe dopo qualcuno alla Cassano che già dovrebbe dare giudizi poi dopo per l'inizio della nuova stagione. Aiuto. Speriamo di non avere una Dani. Io me ne lavo le mani, io ve lo dico, non ci sarò, se ci sarò dormirò, ve lo dico, metto le mani avanti. E qua ci siamo. Perfetto. Bene, benissimo. Io direi di andare un pochettino a snocciolare quello che sarà il contenuto di queste serate. Faremo appunto una volta a settimana, per quattro settimane consecutive, ci incontreremo e faremo una chiacchierata libera sui piloti per fare un quadro di quella che è stata la stagione, rivivere un po' quella che è stata la stagione passata su Formula Italian Team e poi arrivare al Fit Gala, che porterà al countdown ufficiale il 13 giugno l'uscita di F1 23, della quale alcuni hanno già testato la beta, ci sono state due tranche di beta, insomma... Vediamo un pochettino cosa avremo tra le mani e come andrà poi a svolgersi la stagione. Ovviamente mi raccomando, tutti sintonizzati, poi seguite anche i nostri canali social per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità, tutte le nostre programmazioni. Stasera... Aia. Oh no! Ovviamente il nostro Raffaele Lely che cosa dice? Dice, Flamin, Luca, ma indossi la maglia ufficiale dell'Andrea Moda? La chiediamo alla F1 dimenticata? Andrea, Iuri, l'altra sera eravamo in pista, non avevo questa. Se volete, a soli 50 euro, anzi, 50 euro e due fiorini ve la regalo. Regà, solo oggi, ma a partire da domani, la maglia ufficiale dell'Andrea Moda, il nuovo merchandising, Andrea Moda. Perfetto. Vabbè, vado via. Allora, no, rimanga. No. E poi il bello che abbiamo solo iniziato. È assolutamente sì. E da qui si può solo salire, ragazzi. Ecco, quindi... appunto, mi raccomando, poggiate giù i bicchieri, per favore.
Allora, andiamo a parlare appunto della stagione di Sport League, un campionato emozionante che ha visto la lotta fra Sciumi e Luca Bigno durata praticamente per tutta la stagione, forse spaccatura decisiva, ma poi ci arriveremo. È stata l'assenza e i zero punti di Luca Silverson proprio a metà stagione, un distacco che da lì si è aperto andando poi a coronare il titolo di Sciumi Legend. Io a questo punto partirei con il racconto, passo di nuovo la palla a voi così io poi ogni tanto intervengo. Torniamo a monte, torniamo ad ottobre e torniamo alla prima gara del 18 della stagione. Prima della prima gara addirittura, possiamo tornare addirittura dalla pre-season. Come perché no? Questo campionato, questo campionato Luca, partiva con delle comunque delle aspettative, dei pronostici che erano sì a favore di Sciumi Legend, ma con tanti outsider pronti a cercare di detronizzare dal trono di vero vincitore della Sport League, insomma. C'erano tanti nomi in ballo, Luca Bigno, Sonny, lo stesso comunque, poi chi c'era altro? Aspetta, Topin Kestrel che tornava. Michael, c'erano tanti nomi, lo stesso Fiorino, Alessio Fiorino, sì, che passava dalla Master League, quindi arrivavamo con, diciamo, qualche certezza ma molti dubbi, tant'è che poi avevamo scritto pure nel libricino chi potesse vincere la Sport League, tutti eravamo più o meno d'accordo, ma poi dopo con gli outsider eravamo un po' lì, non si capiva bene come poteva evolversi la situazione. Arriviamo quindi alla prima gara di questa stagione comunque con l'incertezza e anche la curiosità di capire i valori in campo, visto che nella pre-season si erano un po' tutti nascosti. Assolutamente, infatti con la gara di apertura in Bahrain comunque c'è stata una definizione rispetto a quello che è stato visto in pre-season e rispetto anche ai pronostici che ci siamo posti ad inizio campionato, quindi con una conferma fondamentalmente della caratura di Sciumi Legend, che partendo comunque dalla prima posizione in qualifica si porta poi al termine della gara in P2 con sorpresa di Luca Bigno, appunto, che va a vincere questo gran premio. C'è stato una piccola defiance appunto da parte di Sonny, che nonostante un'ottima qualifica partendo dalla P2, correggetemi se sbaglio, partendo dalla P2 purtroppo per contatti di gara non è riuscito a terminare la corsa. E appunto, riprendendo il discorso che ti facevi tu, Jacopo, per quanto riguarda gli outsider, è comparso Vampir come outsider di cui tenere conto, che poi ovviamente sarà presente anche nelle gare a venire, ma contiamo anche per esempio F, Krikonen, Topin Kestrel l'abbiamo visto forse leggermente più in difficoltà, lo vedremo anche nelle prossime gare, forse è stato un avvio di stagione molto difficile dopo il rientro nelle competizioni in fit dopo un anno di pausa, quindi sicuramente questo può avere leggermente inciso per Topping nella sua prima parte di stagione. Sì, diciamo che tutto giusto quello che hai detto, la sorpresa di tutti in questa prima gara, che poi subito passeremo alla seconda Jedda, la sorpresa della prima gara è vedere come Luca Bigno avesse battuto in maniera netta e chiara, pulita, Sciumi Legend, qualcosa che all'inizio non si pensava. E soprattutto vedremo un live motive molto interessante della stagione, ovvero Sciumi Legend molto forte con le gomme medie, ma quando arriva le gomme hard diventa Luca il favorito dei due, e questa cosa la vedremo molto più in là anche nel proseguo della stagione, con risvolti che poi dopo risulteranno decisivi. Nel mentre, io però, riprendo al volo quello che dice Raffaele. Luca illegale per tutta la stagione nell'accendere la gomma al via e dopo la sosta. Alla lunga però l'aggressività in gare lineari ha pagato l'usura. Poi arriveremo a Zandvoort. A Zandvoort, ma questo l'abbiamo un sentore, l'abbiamo anche prima di Zandvoort, ma Zandvoort sarà la chiave. Questo però cosa ci porta? Ci porta a gara 2 a questo punto con i valori un po' leggermente mischiati, ovvero con Luca Bigno che vince in maniera perentoria in Bahrain, e adesso ci si aspetta la pronta risposta di Sciumi nel Gran Premio di Jeddah. E invece Jeddah sappiamo tutti che è una gara particolare, una gara
fuori di testa. E fuori di testa è anche il risultato finale, perché a sorpresa tra i due litiganti va a vincere Michael, che fa una gara strepitosa, sfruttando anche la safety car, riesce a battere sia Sumi Legend che Luca Bigno, che però arrivano attaccati in un duello a tre fenomenale fino all'ultimo giro, in una gara completamente matta, nella quale comunque vediamo ancora tante difficoltà, difficoltà per Alessio Fiorino ad esempio, che si quasi tira fuori subito dalla lotta, Topping Kester che non ingrana, lo stesso Kaisermatt va in difficoltà. Quindi sì, diciamo che le prime due gare diventano due sorprese, nella quale un po' tutti vengono spiazzati, compreso anche Sumi Legend, che si pone soprattutto il dubbio nelle interviste di dire sì, in qualifica sono veloce ma sto soffrendo in gara, e quindi questo cambia un po' la situazione. Assolutamente, infatti diciamo che da Jeddah fino, possiamo dire, fino a Miami esclusa, Sumi diciamo che sarà leggermente più in difficoltà nel andare a studiare, a capire le potenzialità di Luca Bigno, come diceva appunto anche prima Raffaele, con la gestione della gomma, per cui facendo un balzo in avanti andiamo a Melbourne, dove Sumi Legend riesce a vincere la gara, se non vado errato partendo anche dalla pole position, esatto, partendo dalla pole position, ma come lui disse, con grande difficoltà, ovvero a tenersi tutto il gruppo dietro perché non aveva ritmo, sfruttando la pista che ovviamente non permetteva troppi sorpassi, tant'è che i primi 5 arrivarono con un distacco molto molto risicato, con tutti molto vicino, ma con una Sport League, anche Luca correggimi che c'eri pure tu, una Sport League che questi primi tre gran premi era praticamente tutto rimescolato rispetto alla vigilia, dove si pensava che fosse già scritto il campionato, e questo ha reso molto molto interessante questa prima parte di stagione, soprattutto considerando anche il fatto che dopo fondamentalmente tre gare ci si ritrovava con tre vincitori diversi, quindi Bahrain appunto troviamo Luca, Jeddah troviamo Michael, ma Melbourne troviamo Sumi, con la prima conferma da parte del pilota dell'AS dal punto di vista di gare nel campionato, quindi anche lì si stava pensando che la situazione dal punto di vista di preparazione, dal punto di vista di potenzialità da parte di tutti i piloti fosse fondamentalmente altissima, cosa che ovviamente è rimasta nel proseguio della stagione, però appunto ad inizio campionato si pensava che fossimo in una situazione in cui le quello che si era pronosticato di inizio campionato in realtà fosse ancora da da rimescolare, da rivedere, da ricontrollare, perché appunto non ci si stava ritrovando con quello che si era visto nella pre-season e quello che poi si vedeva effettivamente in pista. Sempre Melbourne, per esempio, Alessio Fiorino si conferma portandosi in seconda posizione, Kaisermatt con un guizzo si porta in P4, Sonny invece rimane sulla parte medio alta della classifica P5, leggermente ne parlavamo anche Jacopo in stesura del riassunto, dei riassunti, Sonny che in pre-season praticamente si trovava con grandi favoritismi per quanto riguarda la sua entrata all'interno del fit, perché ricordo che questa qui fondamentalmente era la sua prima stagione ufficiale, mentre al contrario durante queste prime tre gare e anche a venire si trovava forse leggermente più spiazzato. Sì, sicuramente il cambio di passo ha influito molto, nel senso che dalla pre-season alle gare ufficiali cominciano a stabilirsi i veri valori. E i veri valori li cominciamo a capire già dal Gran Premio di Imola. Gran Premio di Imola che parte con Sumi Legend davanti a Luca Bigno con la gomma media, ma arriviamo alla gomma hard e soprattutto alla safety car, e Luca Bigno riaccende la gomma, come diceva anche Raffaele, e va a ribattere nello stesso modo Sumi Legend. Per la seconda volta consecutiva in quattro gare riesce a battere alla stessa maniera Sumi, che ovviamente comincia un po' a spazientirsi, perché comunque non pensava di trovare un rivale così forte.
nel mentre questa gara fa cominciare a capire chi sono veramente i contendenti al titolo, perché cominciano ad arrivare i primi veri distacchi. Fiorino terzo riesce a mantenere la linea, ma solamente sarà sporadico al termine poi dopo il campionato finale. Il problema per tutti gli avversari è che si sta vedendo che questi due ne hanno molto di più. Fiorino, Michael, Topping, sì, si alternano, sì, riescono a racimolare punti, cercano di stare in scia, ma sembra che questa cosa qua sia per molte più gare, e la conferma di tutto ciò arriva al Gran Premio di Miami. Un Gran Premio di Miami senza safety car, nella quale c'è un duello splendido tra Shumi Legend e Luca Bigno finito all'ultimo giro, ma nella quale i due danno quasi mezzo minuto, circa 27 secondi, al terzo in 29 giri. Un'enormità se parliamo di una 50%. Questo fa capire da questa gara in poi chi sono i veri contendenti al titolo. È questa gara che spacca completamente il corso della stagione tra chi lotta per il titolo e chi lotta comunque per le posizioni di vertice, ma ovviamente fuori dalla zona titolata. E attenzione, anche una cosa molto particolare, c'è Shumi Legend che va a vincere battendo Luca Bigno, ma riesce a sbloccarsi fondamentalmente il pilota della Haas, riesce a battere Luca Bigno a parità di mescola, sulla mescola hard, dove il pilota della Williams era, si vedeva che era molto performante. Di conseguenza questo, diciamo, fa sbloccare qualcosa a Shumi Legend, che lo porterà a, fondamentalmente, passiamo il termine che è un po' forte, guadagnare fiducia, capire effettivamente le capacità che può avere il suo rivale, che lo vedrà poi battersi per tutta la durata di questo campionato, e riuscirà effettivamente a metterlo sotto pressione e vincere con un sorpasso all'ultimo giro soprattutto. Quindi vediamolo in questo modo, Shumi riesce a dare uno smacco bene importante a in questa prima parte di campionato a Luca Bigno, tra virgolette rimettendolo in riga. Ma appunto, come dicevi tu, caro Jacopo, con distacco rispetto agli altri di 27 secondi. Quindi praticamente viaggiavano su delle astronavi, di fatto. E diciamo un'altra cosa. Questa gara qua, e adesso ci fermiamo un attimo anche per fare un bel riassunto di come sta andando la classifica e anche per far parlare un po' Luca, anche delle considerazioni di Luca. No, per anche perché potremmo fare intervenire Michael su quella che era la sua opinione. Che adesso ci parleranno anche un po' i piloti che tra un po' arriveranno, quindi adesso faremo parlare pure loro. Ma questo teniamo bene in mente cosa la vittoria di Shumi, perché questo è un, diciamo, spartiacque veramente importante da questa gara alle prossime gare. Questo lo vedremo nella seconda parte del riassunto della stagione, ma adesso vedo che ci è arrivato anche Luca Bigno, c'è Michael, quindi io credo che dopo questi primi 5 Gran Premi possiamo già far intervenire qualcuno di loro, Luca, se vuoi. Ma io direi intanto magari di sentire Michael, visto che parlavamo dell'avvio di stagione. Lui era partito forte durante la stagione, insomma, ha sempre detto: mi posso allenare poco, tutti i risultati che vengono sono guadagnati. Però ecco, se più o meno quello che hanno raccontato Jacopo e Alessandro durante la stagione poi era corretto, cioè, ovvero se dopo quelle 4-5 gare si è iniziata ad avere la sensazione più chiara che sarebbe stata dura comunque riuscire a stare al passo di quello che stavano facendo Shumi e Luca. Michael, ci sei? L'abbiamo perso. Ah, eccolo. No, eccolo. Okay, abbiamo recuperato. Aspetta che non ti sentiamo, prova. Mi sentite adesso? Perfetto. Ok. Sì, allora, praticamente, come vabbè, ho detto per dire, tutta quanta la stagione, il tempo, tutto quanto, quello poi sì, comunque andando avanti nella stagione sicuramente, come giustamente dicevi, ne avevano effettivamente tanto di più. Quindi se magari mi prendevo quei 5-6 decimi al giro durante una gara normale, magari sì, allenandomi avrei magari tolto quei 3-4 decimi, ma comunque sarei stato lontano, magari avrei potuto giocare in qualche occasione altre vittorie oltre quella di Jeddah, però comunque loro ne hanno avuto davvero davvero tanto, quindi sì, penso comunque avrei fatto il terzo posto, massimo secondo.
perché comunque sarebbe stato difficile raggiungere la vittoria del campionato in ogni caso, che ne avevano comunque di più. Michael, io una domanda, in questi primi 5 Gran Premi, allora, a parte qualche spunto sul Gran Premio di Jeddah, che tu hai vinto al Cardio Palma, eravate in 3 se non ero in 2 decimi, e poi soprattutto... Sì. Prima parte di stagione, per quanto riguarda i costruttori, molto bene, sia tu che Tucumi, che tutto sommato vi difendevate molto bene e non era iniziata male per voi la stagione per quanto riguarda il costruttore, con anche un ottimo via del tuo compagno di squadra Tucumi. Sì, le prime gare sono state soddisfacenti sia dal punto di vista personale che dal punto di vista di scuderia per la Tucumi, perché ad esempio Jeddah anche... Tucumi che in qualifica aveva fatto meglio di me e comunque in gara era, non mi ricordo se era arrivato quinto o se aveva avuto qualche incidente, ma comunque anche lui in gara era lì a Jeddah, quindi comunque una prima parte di stagione molto, molto positiva sia per me che per Tucumi. Poi man mano invece con l'andare della stagione purtroppo è andato un po' scemando sia la costanza, la mia costanza, che è quella di Tucumic, e infatti poi il costruttori anche, diciamo che ne ha risentito, perché comunque dall'altra parte c'erano sempre Bigno e Sciumi, che anche F e Trigonen, mi sembra, che portavano tanti punti per la Haas e per la Williams. Io e Tucumic invece siamo stati più altalenanti sotto questo punto di vista. Sicuramente degno di nota il fatto, appunto, parlando di costanza nella prima parte di stagione, lo rivedremo poi successivamente nei prossimi riassunti, ma a metà campionato, nonostante le prestazioni maiuscole di Luca Bigno e l'apporto importante di Krikkonen, comunque tu e Tucumic a metà campionato siete riusciti ad arrivare come campionato costruttori in ex aequo in seconda posizione, quindi sicuramente una prima metà di stagione sicuramente da incorniciare, assolutamente. Sì, assolutamente, perché appunto la prima parte di stagione comunque bene o male io riuscivo a stare più o meno sul podio, comunque arrivo sul podio, magari se non facevo secondo facevo terzo, se non facevo terzo facevo quarto, e non sono mai andato, mi sembra, oltre la top 5 nella prima parte di stagione. Nella seconda parte di stagione poi invece ho faticato un pochino di più, infatti sono arrivati tanti risultati, diciamo, negativi, perché sì, sono andato a punti, però eri arrivata a una settima posizione, una nona posizione, quindi quelle sicuramente poi hanno inciso. Tucumic a volte è stato assente, quindi poi quelle lì hanno sicuramente poi inciso sul costruttori e anche per quanto mi riguarda sul campionato piloti, che c'è stato appunto un pochino un calo, perché anzi ero anche in una serie positiva di podi, però poi ecco è stato un pochino il declino, anche se comunque a parte mi sembra 3-4 gare l'ho fatto nono, settimo, ottavo, alcune comunque stavo nella top 5, quindi tutto sommato errori miei o episodi in gara sfortunati, tutto sommato sono riuscito a rimanere là e quindi a conquistare poi il terzo posto in classifica generale. Dalla chat, Luca, dalla chat c'è un po' di no, c'è calma apparente, a parte, diciamo, il discorso che avevo fatto prima su Luca, c'è calma apparente. Però appena c'è qualcosa, mi interrompo subito. Ho visto che è arrivato Luca, ma Luca me lo voglio tenere buono buono per dopo, perché arriverà una parte molto interessante dove bisogna anche analizzare e capire un po' cosa è successo a posteriori, a perché bocce alla ferme, fine si tratta di capire esattamente. Siamo sempre lì. E quindi a questo punto arriviamo dopo 5 gare, caro Ale, con la classifica che dice... Sì, che dice fondamentalmente Sciumi e Luca che viaggiano molto vicini e ravvicinati tra di loro, comandando appunto la classifica. Michael, che ovviamente ringraziamo
queste 5 gare si conferma primo degli altri, subito seguito da Alessio Fiorino, che nonostante qualche acuto Melbourne, piazzamenti a punti importanti, non riesce a brillare come Michael, cerca di capitalizzare quanto possibile, comunque cerca di indossare i panni da ragioniere fondamentalmente. Manca l'acuto, insomma. Esatto, manca l'acuto, che vedremo poi successivamente più avanti nel corso della stagione. E c'è la conferma di Tukumic, appunto, che evidenzia la costanza del team McLaren in toto per quanto riguarda la raccolta punti sostanzialmente. Poco più indietro, dalla P6 alla P8, ci sono Sonny, Vampir, Kaisermat, e hanno un distacco fondamentalmente di un punto tra di loro, stanno all'incirca sui 30 punti sostanzialmente, quindi sono molto ravvicinati. Si conferma invece per Topping l'inizio di campionato con molte difficoltà, in quanto si trova in P11, si trova in undicesima posizione di campionato, quindi vedremo poi che già dalla seconda parte di stagione riuscirà a risalire la china, ricomincerà a inanellare buoni risultati, però si conferma il periodo di difficoltà per il pilota Aston Martin. E intanto ci ha raggiunto l'ingegnere Ass, l'ingegnere campione della sport, ci ha raggiunto anche Sdem in chat. Un grande saluto a Sdem. Mentre per quanto riguarda la parte costruttori, Schumi e Luca trainano, grazie anche ad Effe e Krikkonen, rispettivamente la Haas e la Williams, con Haas con 7 punti di vantaggio rispetto alla scuderia inglese, McLaren, ne abbiamo parlato anche prima, terza forza in campionato, molto staccate tutte le altre scuderie, comunque molto vicine tra loro, si parla massimo di 10 punti di differenza tra posizione a posizione, quindi Red Bull, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes molto ravvicinate, anche se molto distaccate rispetto ad Haas e Williams, che praticamente spadroneggiano nei primi due posti della classifica. Ultima l'Aston Martin, che appunto figlia del solo Topping Kestrel, fa fatica ad ingranare, a macinare punti, quindi si trova nella parte bassa della classifica. E con questo arriviamo quindi al quinto appuntamento, che è l'appuntamento del Gran Premio, anzi scusatemi, il sesto appuntamento, che è l'appuntamento di Barcellona, dove abbiamo detto Fiorino manca l'acuto, Topping Kestrel ha fatto un inizio disastroso, ed eccoli qua, li troviamo in prima e in terza posizione con due gare clamorosamente fenomenali da parte loro, in mezzo Schumi Legend che guadagna punti su Luca Bigno, un Luca Bigno che forse magari per il sorpasso a Miami, forse per troppa sicurezza, sbaglia la strategia ed è costretto solamente a un quarto posto. Una piccola serie di errori e tante coincidenze sfortunate portano sì anche che perde ulteriori punti buon Luca Bigno nei confronti di Schumi Legend al Gran Premio di Monte Carlo, nella quale in questo caso strappa la pole a Schumi Legend, ma poi dopo una disconnessione viene costretto a partire dalla terza fila in sesta posizione, e quindi gara rovinata, porta spalancata per Schumi Legend, che va a conquistare anche quel Gran Premio. Diciamo che comincia a essere un periodo molto molto interessante, nella quale ci sono piccoli errori di Luca e ovviamente grande anche la costanza di Schumi Legend, che comincia a guadagnare punti, nel mentre dietro si fanno un po' a spallate per chi vuole stare dietro al duo, perché abbiamo dietro visto sempre un Fiorino. Gruppone sì un gruppone assordante. E soprattutto che gara dopo gara diventa sempre più imprevedibile, perché Fiorino e Topping Kestrel, per esempio, a Barcellona fanno primo e terzo. Qui ci troviamo Sonny che fa secondo, se non erro, nel Gran Premio di Monte Carlo. Correggimi se sbaglio. Oddio, credo di no. Vado a controllare. No, Sonny è ritirato a Monte Carlo. Scusami, secondo se non erro, allora a questo punto... Secondo Michael e terzo Vampir, che poi dopo viene squalificato, sì. Però anche lì Vampir andava molto bene, e se vogliamo unire queste due gare aggiungiamoci la terza: Luca Bigno non partecipa al Gran Premio di Portimao, è quella, diciamo, la prima vero spartiacque, la prima vera ammazzata grossa al campionato, ovvero Luca Bigno che non può partecipare a Portimao, ragazzi,
gara caotica, iniziata sull'asciutto. Gara folle, iniziata sull'asciutto e terminata praticamente con un'acquazzone incredibile, dove a sorpresa, con una strategia azzardata, va a vincere l'outsider per eccellenza, che si confermerà la grande sorpresa della stagione, ovvero Vampir, che con una strategia azzardatissima, votata sul bagnato, riesce a sorprendere i suoi avversari e portarsi a casa una vittoria straordinaria, davanti a un Michael che comincia ad avere una costanza di rendimento molto molto interessante, e a Shumi Legend, che non soddisfattissimo ma guadagna 15 punti che possono e risulteranno sicuramente determinanti poi dopo per quanto riguarda la sua stagione. Ale, assolutamente, infatti anche qui Shumi Legend comincia ad indossare anche qui i panni da ragioniere, soprattutto considerando il fatto che in questa gara Luca non è presente, di conseguenza diciamo che forse l'obiettivo per lui è stato, vedendo anche l'evolversi della gara, è stato quello di portare la macchina a casa in ogni caso. Infatti ha guadagnato fondamentalmente 16 punti in maniera, saltami il termine, gratuita. Vampir, riscatto totale rispetto alla gara precedente di Monte Carlo, come dicevi tu, Jacopo, dove il pilota dell'Alfa Romeo si è stato squalificato per tagli, tagliando il traguardo in terza posizione, quindi una batosta incredibile per il pilota Alfa Romeo, che grazie alle vicissitudini che si sono verificate durante il Gran Premio di Portogallo, la pioggia che si sapeva sarebbe arrivata, ma non fino ai livelli praticamente da monsone, ok, che si è verificato in pista, Vampir riesce a istarsi in prima posizione con un assetto estremamente votato al bagnato e riesce diciamo a eludere le attese e i pronostici di campionato che ci siamo dati fondamentalmente 8-9 gare fa, sostanzialmente. Quindi sicuramente un'ottima conferma da parte di Vampir. Kaisermat in questo periodo di stagione abbastanza in difficoltà, conferma questa prima parte di stagione con qualche guizzo qua e là, ma per esempio a Portimao si trova in undicesima posizione. Nelle gare precedenti invece mi viene in mente, esatto, mi viene in mente Spagna, a Barcellona, che anche lì riesce a terminare a metà classifica, ma non riesce ancora a capitalizzare quanto riuscirebbe a fare con le sue potenzialità. Finita la parentesi incredibile di Portimao, si passa invece a Silverstone, dove anche qui è avvenuto un qualcosa di estremamente interessante, soprattutto considerato il fatto che il circuito di Silverstone è molto nota per essere un circuito da trenini fondamentalmente, quindi con piloti estremamente ravvicinati l'uno all'altro, difficile potenzialità di sorpasso, ma si ripete il leitmotiv di Miami. Abbiamo Luca Bigno e Shumi Legend che terminano in P1 e P2, Luca Bigno su Williams riesce a scavalcare il pilota della Haas grazie a, parlavamo prima, superiorità nella gestione delle gomme, soprattutto le gomme più dure portate dalla Pirelli, riesce a sopravanzare appunto Shumi, riesce a dettare il ritmo, soprattutto riesce a difendersi dagli attacchi e dalla pressione del pilota della Haas negli ultimi giri di gara, e questo è estremamente fondamentale. E attenzione, Luca Bigno, Shumi Legend hanno terminato praticamente in volata, dando 13 secondi di distacco a tutto il resto del gruppo. E anche qui il leitmotiv di Miami si ripete ed è una riconferma del fatto che per la lotta al campionato fondamentalmente i nomi sono solo due. Sì, una lotta a due, e si riconferma soprattutto in vari modi. Primis, la gestione della gomma per quanto riguarda l'accensione, ovvero ogni volta che si metteva la gomma dura, pam, Luca Bigno entra un giro prima o un giro dopo, accende prima la gomma, prende e se ne va via, e poi Shumi deve andarlo a rincorrere. Questo è stato un live motive veramente importante per tutta questa prima parte di stagione, ma occhio, perché poi nella seconda parte di stagione comunque succederà invece qualcosa di completamente diverso.
Nel mentre si vede anche la differenza di passo, perché come hai sottolineato tu, a Silverstone di solito c'è i trenini, si sta in scia, invece i due prendono, scappano e se ne vanno, dando un distacco abissale, perché in 26 giri dare 13 secondi al terzo in classificato significa avere una potenziale di mezzo secondo a giro. Questo fa capire il livello che avevano preso loro due rispetto a tutti gli altri. Non da escludere comunque in questa condotta il fatto che Michael per la terza volta consecutiva va a podio, confermando questa costanza di rendimento molto molto importante e molto molto fruttifera ai fini anche per la stagione che verrà, perché avere una costanza di rendimento ti può garantire anche avere qualche aspirazione per il titolo, ma è ovvio che in questo momento con Luca Bigno e con Schumacher c'era poco da fare. Dietro tutti molto vicini, comunque gruppo sempre molto compatto dietro, e sarà questa una grande costante anche della stagione. Tutto questo cosa ci porta? Attenzione, ci porta Kaisermatt. Anche Kaisermatt, che finalmente fa un altro buon risultato, ma io Kaisermatt, visto che già lo vedo qua che scalpita, lo farei intervenire dopo, perché lui praticamente la stagione l'ha iniziata dopo. In chat è arrivato anche il campione, è arrivato anche Schumi. Eccolo là, che sarà il grande finale. Manda cuoricini. Piccolo spoilerino, ma sarà il gran finale. E niente, cosa arriviamo? Arriviamo al Gran Premio di Spielberg. Il Gran Premio di Spielberg che è una tappa fondamentale. Perché? Perché è un po' lo spartiacque. Abbiamo avuto tre gare nella quale Luca Bigno è andato in grossa difficoltà, ha perso un sacco di punti. C'è stata la pronta risposta a Silverstone, però ci si attendeva la conferma a Spielberg, dove però a Spielberg si è giocato tutto in 6-7 giri. Perché da lì poi dopo è arrivata la pioggia. In quei 6-7 giri abbiamo visto uno spettacolo assurdo nella quale una grande intelligenza tattica di Schumi ha permesso a lui di portarsi davanti nel momento della pioggia. E quello ha mandato un po' in confusione Luca Bigno, che nel tentativo di cercare di stargli addosso e nel tentativo di passare Michael sbatte, rompe l'ala, e in quel momento le sue chance si riducono molto, tant'è che porterà tutta quella gara una rincorsa nel tentativo di perdere meno punti possibile. E questa frenesia porterà un altro errore del pilota Williams, perché a pochi giri dal termine va a passare Michael con le fulluette finite, mentre lui aveva le intermedie comunque di tutta la gara, con una scelta azzardata ma che alla fine era risultata decisiva, ma commetterà la sciocchezza di prendere 3 secondi all'ultimo giro, che faranno perdere altri punti importanti su un Schumi Legend che invece capitalizza in maniera imperiosa il Gran Premio di Austria. Questa volta molto bene Sonny, che invece si era perso per tutta la prima parte stagione, va a cogliere un gran bel secondo posto, e anche comunque una conferma di Michael che per un'altra volta va sul podio, mentre Alessio Fiorino sembra cedere qualcosa al pilota McLaren. Questo comunque ci porta ad arrivare a metà stagione con, diciamo, un Schumi Legend in controllo della situazione, un Luca Bigno in questo momento leggermente in crisi, e tra un poco lo faremo intervenire qua con noi anche per spiegarci questa defiance di questa piccola parte di stagione, e con il resto del gruppo dietro che invece si alternano in modo clamoroso a risultati buoni e a risultati deludenti. Quindi diciamo si divide in più tronconi la Sport League a metà stagione. Diciamo che il pilota che forse aspettavamo di vedere più attaccato alla coppia di testa era Alessio Fiorino, che scendeva tra virgolette dalla Master alla Pro. Uso sempre questo virgolettato d'obbligo perché insomma non parliamo certo di piloti più lenti. Te lo aspettavi più vicino, però invece alla fine un po' di difficoltà. Mentre sì, Top diciamo Kestrel, che diciamo con l'anno d'assenza un po' fermo, te l'aspettavi con un po' di ruggine. Sì, diciamo che Alessio Fiorino non vuol dire che non fosse lì, ok? Comunque sì. Ha sempre navigato nella parte alta della classifica, ogni tanto P3, molto spesso P4, era sempre lì. Sembrava non avesse il guizzo, a parte appunto Barcellona, di poter effettivamente lottare anche con Michael, era lì, ok? Era lì, però mancava sempre qualcosa. Mancava sempre quello qualcosa che io chiamo mezzo soldo per fare una lira. Ecco. Esatto. È come un po' Magico Sonny. Magico Sonny spesso si è mostrato veloce, ma anche molto costante. Sì. Molto in qualifica, in gara si perdeva. Questa è stata la prima gara nella quale finalmente si è detto «Oh, ha concretizzato pure in gara». Che era un po' qualcosa che ci si aspettava prima, ma anche da debuttante poi dopo vai comunque di piccoli passi. Magari non ti viene tutto subito, impari piano piano e qualcosa poi ti arriva.
In tutto questo credo che ci abbiamo il nostro, a parte che dalla chat non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, dire qualcosa, siamo ben lieti comunque di rispondere, anche magari di argomentare, se qualcuno lancia qualche sassolino cerchiamo di argomentare anche come l'abbiamo vista noi, ma qui soprattutto abbiamo in collegamento il contendente a Shumi Legend, il contendente per il titolo, ovvero Luca Bigno. Ciao Luca, non so se ci senti o se in questo momento sei andato da qualche parte, eccolo là. È comparso. Eccolo, eccolo. Buonasera, buonasera. Luca Bigno, ovvero la grande sorpresa della prima stagione, della prima parte di stagione, che poi dopo sarà la conferma nella seconda parte, ma comunque la grande sorpresa di questa prima parte di stagione, che avevi fatto, avevi iniziato benissimo, stavi lì, poi arrivano queste 5 gare che abbiamo appena raccontato, nella quale fai una gara buona e poi tante vicissitudini. È lì che forse hai mancato magari di crederci poi dopo per il titolo, è lì che ti è mancato qualcosa, soprattutto Portimao che hai dovuto per forza fare lo zero. Allora, ci sono tanti temi che sono stati affrontati fino ad adesso. Allora, diciamo che io già dall'inizio di stagione sono andato in Bahrain e non mi aspettavo di certo di vincere subito alla prima gara, però è successo e quindi allora ho cercato da lì in poi di di ottenere sempre il miglior risultato possibile, sperando di vincere appunto più gare possibili. E a Jeddah purtroppo ho avuto un problema tecnico con il pedale del gas, un po' di polvere che ha fatto sì che sfarfallasse, quindi questo mi ha portato a rompere l'ala dopo che ho dovuto controllare la macchina in uscita dalla chicane e quindi ha compromesso la mia gara. Poi in Australia diciamo che ho pagato un po' di fretta, un po' di nervosismo dopo che sono stato sorpassato 2 volte da Fiorino e sono stato credo anche abbastanza fortunato a finire a podio. Poi a Imola sono riuscito a reagire prendendo una vittoria e arrivando di nuovo ad essere primo in campionato a pari punti, quindi ero ancora lì. Poi da Miami secondo me c'è stato un punto di svolta più che altro psicologico, perché subire un sorpasso decisivo all'ultimo giro non è facile da mandare giù, questo senza dubbio, però credo che la sconfitta sia arrivata più per per mancata esperienza da parte mia della gestione della gara, perché alla fine questa è stata anche la mia prima stagione completa ufficiale e quindi ha pagato tanto l'inesperienza alla lunga, no? E la gara successiva in Spagna ho cercato di approcciarla in modo diverso, però purtroppo pochi giorni, mi sembra il giorno prima della gara, sono stato male, quindi ho avuto la febbre ed è già tanto che ho fatto la gara, perché avevo alla fine della gara misurato qualcosa come 38-1, quindi il quarto posto mi è andato anche stretto. E poi a Monaco è successa una cosa molto particolare e ci tengo a precisare un piccolo dettaglio. Allora, in qualifica, prima di fare il giro della pole, io stavo uscendo dai box, non ho visto che stava arrivando Vampir, mi ero messo in mezzo alla pista cercando di spostarmi, lui non aveva capito che io mi stavo spostando, mi ha centrato e si è ritirato. Hai preso 5 posizioni. 5 posizioni, esattamente. Ah, ecco. Okay. E quindi sono partito sesto, solo che alla fine della gara Vampir mi ha fatto disputa per la stessa cosa e mi sono stati dati altri secondi di penalità che mi hanno di fatto tolto dal podio, perché in quel momento ero quarto con la squalifica di Vampir, sarei passato, passato terzo, ma ho subito una penalità che su cui personalmente mi sento di dire di non essere d'accordo, perché di fatto io ho già pagato il mio errore in qualche modo, quindi secondo me ci dovrebbe essere una parte del regolamento che regoli appunto questi episodi qua, perché diciamo che sono inconvenienti che possono capitare, però poi se già il gioco ti dà 5 posizioni a Monaco, esatto. Beh, credo che dalla pole partire P6 cambia leggermente a Monte Carlo, ma esatto. Di poco ad esempio fosse stata un'altra pista con un po' di amarezza ma l'avrei anche accettato, però a Monaco risultava anche difficile, quindi tanto che ho provato più volte a sorpassare, però ahimè c'era poco da fare. Che più che altro a volte capita che a causa di
un contatto anche stupido, ci sono dei piloti che magari prendono 5 secondi in qualifica, ma non c'è modo di rimuoverli. Piuttosto invece può capitare che magari in qualifica non succede nulla, c'è un disguido grave, nessuno prende 5 secondi, allora lì conviene intervenire. Ma secondo me effettivamente si può evitare di intervenire dove il gioco magari è intervenuto giustamente. Esattamente sì. Mi sento di dire che quella gara l'avrei potuta anche vincere magari, perché comunque in prova il passo era buono, io ero lì, e comunque anche se Shu mi stava gestendo, io sentivo di essere più veloce di lui, ma anche preso dalla foga di rimontare quello che era possibile rimontare. Fatto sta che a Portimao non partecipo perché purtroppo mi è tornata la febbre, stavolta non ero in condizione proprio di correre, e allora ho dovuto non correre la gara. Sono però il ritorno a Silverstone è stato molto positivo, una vittoria che sinceramente era difficile da ottenere, però con l'undercut, con il sorpasso il giro dopo sono riuscito a prendermi, facendo anche intravedere qualche miglioramento da parte mia, magari anche nella gestione dell'ERS, gestione magari anche della gomma, e quindi è stato un segnale positivo. Poi in Austria io in verità ero veloce, ero molto veloce, il problema è che c'è stato un inconveniente che è stato proprio la pioggia. Io in condizioni di asciutto normale riuscivo a girare più scarico, però senza perdere sostanzialmente nulla in curva, anzi riuscivo anche magari a guadagnare qualcosina, però purtroppo la pioggia mi ha portato a commettere errori, in primis dalla scelta dell'assetto che non avevo pronto, quindi ho dovuto spendere i primi minuti della qualifica per stare giù, e ovviamente non è stato ottimale. Poi un errore anche di lettura della gara, quando non avevo bene capito che avrei messo l'intermedia, avrei finito con l'intermedia nonostante ci fosse una parte di gara da bagnato pesante, e quindi ho sbagliato a regolare l'incidenza dell'ala anteriore col pit stop, quindi questo l'ho pagato, anche perché si vedeva, era palese che non stavo in pista, e quindi speravo che la gara finisse il prima possibile. Mi ricordo proprio quella gara, mi ricordo che c'era stato proprio un cambiamento drastico fra quanto andavi sull'asciutto e quanto andavi sul bagnato. Era sì, si vede, una si vedeva cosa palese per un videogioco dove solitamente più o meno ti barcameni. Soprattutto si è percepito dall'esterno la frenesia, si vedeva che ti mancava esperienza, la frenesia, perché sapevi che magari era il giro, non il giro, dovevi rimanere lì, quindi anche l'inesperienza nel capire la situazione da fuori si era percepita molto. Comunque, come hai detto te, era la prima volta che ti trovavi in questa posizione, ti sei catapultato, che ti trovavi lì davanti, è normale commettere questi errori, ma guarda, cioè onestamente da parte di tutti, ma anche credo dalla chat, nessuno si aspettava un rendimento così alto, ma soprattutto lo dimostrano le gare, perché certi distacchi in una 50% erano difficili da vedere, e solo te riuscivi a tenere il passo di Shumi, quindi è normale che magari la pressione cominciava a salire, e forse è lì che ti sei peccato, tant'è che poi dopo vedremo nella seconda parte di gara, questa la porterai ancora avanti tra errori, mancata gestione, ma poi dopo, quando il campionato si risolverà, all'improvviso ricominci ad andare forte come prima, senza quella pressione lì. Quindi questo è sicuramente un bagaglio di esperienza molto importante per la prossima stagione, che già comunque la stai già lo vedo già che già la stai preparando pure mentalmente, che sta per arrivare, quindi credo che è già pronto, Luca, non so se lo vedi, ma è già pronto, è già, io già che lì. Ho provato la beta, non sono pronto allo stesso modo. Oh no. Soprattutto una cosa molto importante, Jacopo, comunque vi è la conferma anche l'utilizzo della gestione delle gomme, soprattutto gomme hard. Sì, gomme hard qualche intoppo, ok, va bene, c'è stato qualche intoppo di usura, va benissimo, parliamone, non c'è nessun problema, però era palese il fatto che una volta che tu, Luca, montavi le gomme hard, devi scappare via. No, ma la cosa bella, prima che lo faccio un attimo intervenire su questa questione, che è stata la questione, il dibattito di quest'anno della Sport League, era sì, bellissimo vedere, ok, gomma media, abbiamo una gara,
mettiamo Gumard, cambia tutto, ricominciamo da capo, si ribalta tutto. E gara questa due. È stata sì, erano praticamente quasi due gare in uno ed è quella è una cosa molto molto interessante. Ma io vorrei far parlare proprio Luca riguardo a questo, l'accensione della Gumard. Ma ti ha sorpreso pure te di avere questa grande potenzialità o l'hai scoperto durante la stagione? Allora, rispondo partendo già dai primi giri che ho fatto su questo gioco, già quando stavo provando Silverstone in occasione della prima Social Race, e già vedevo che appena si montava la gomma hard, con una temperatura così bassa, la gomma proprio faticava ad avere grip, faticava a salire di temperatura, e di lì a poco ho subito capito che riuscire a prevalere da questo punto di vista, quindi mettere subito in temperatura le gomme, sarebbe stato un fattore chiave per poi ottenere grandi vantaggi in gara. E diciamo che l'ho detto anche più volte, non so precisamente il perché, però su questo gioco con le hard sentivo proprio che questa gomma poteva dare tanto, e quindi cercavo sempre di sfruttarla fino alla fine, sensazione che non ho avuto mai con la gomma media, almeno a inizio gara. Perfetto, allora guarda, non so se Luca c'ha qualche mimino magari o se sta preparando qualcosa. Se per ora, per ora no, per ora no, ce lo teniamo per dopo. A questo punto, grazie intanto a Luca, forse ce lo rivedremo anche nel finale, visto che poi dopo arriva pure Schumacher, quindi magari ci facciamo un breve scambio anche nella parte finale della stagione. Passiamo con la seconda parte, Alessandro. Seconda parte che a questo punto di stagione, che inizia con il Gran Premio, se non erro, di Ungheria. Per noi, per quanto riguarda noi, per il Gran Premio di Ungheria, e Ungheria credo che cominciamo a vedere una differenza sostanziale. Lascio a te la parola, ma c'è una differenza sostanziale. Sì, possiamo considerarla come un primo match point per Schumi. Appunto, Luca, parlando ovviamente anche come è emerso con Luca giusto qualche minuto fa, Luca domina tutta la gara di Ungheria. Schumi riesce invece ad avere una gestione migliore delle gomme, con un sorpasso monster, okay, con un sorpasso che rimarrà negli annali di Formula Italian Team. All'esterno riesce... di curva 4, non so se Luca riesce a pescarlo. Sì, l'ultimo giro di Ungheria, uno dei più bei sorpassi sicuramente della stagione. Io la metto tra i top 3, poi non so se vincerà, ma per me quello è un sorpasso da top 3 tutta la vita. L'ultimo duello giro. Clamoroso, mamma assolutamente mia. Va a vincere, quindi lo possiamo vedere come un ulteriore, passatemi il termine, è forte smacco psicologico verso Luca, che si protrarrà poi nelle gare a venire. Parliamo di Zandvoort perché sarà fra poco, ma parliamo anche di Monza, per esempio, come possiamo anche parlare poi anche di Singapore, come possiamo parlare anche di altre gare successive. Però rimanendo in ottica Budapest, questo è una pedina importante. Esatto, una pedina importante che è riuscito a giocarsi Schumi, perché è riuscito battendo Luca nella parte di gestione gomme, Luca era più ferrato, è riuscito a portarsi in prima posizione e vincere la gara di Ungheria. Michael invece in questa gara, dopo una rottura dell'ala, terminerà in P9, posizione anonima per appunto il pilota McLaren, dove comincerà probabilmente, come parlava prima lui, del declino della costanza che caratterizzava la McLaren nella prima parte di campionato. Fiorino P3, per esempio, un altro guizzo per Fiorino, non ancora abbastanza, però comunque è lì, è presente. Kaiser, Vampir confermano le loro prestazioni, P4 e P5, e qui si comincia già a vedere Kaiser che comincia ad ingranare un po' di più, rialza la testa, esatto, ricomincia a rialzare la testa.
e ci porta a Spa. Sì, dove... un'altra cosa, ti interrompo al volo giusto per Budapest. Qui cominciamo a vedere per la prima volta in stagione una cosa che non avevamo mai visto nel duello tra Schumi e Luca Bigno, ovvero l'usura della gomma, un tema che non si era mai affrontato tra i due, visto che le gomme duravano sempre all'infinito ed erano sempre la costante, che quindi te arrivavi agli ultimi giri e potevi addirittura migliorare. In questa seconda parte di stagione vedremo più di una volta la costanza della gomma a fine vita, e questo riporta il gioco clamorosamente la questione che Schumi gestirà meglio la gomma di Luca, e lo vedremo tra pochissimo, tra qualche gara, non spoileremo, anche se già l'abbiamo fatto con Zandvoort, prima, però a quel punto esatto. Lo diciamo. Esatto. Andiamo a Spa, come dicevi, dicevi, e Spa in realtà c'è la pronta risposta di Luca, una gara dominata da inizio a fine da parte di Luca Bigno, nella quale prende parte via e non dà modo a Schumi questa volta di aggrapparsi al suo posteriore. Prende, se ne va, un ritmo infernale, poi con Gommard capitalizza questo ritmo allungando di più, e diciamo che a questo punto c'è una risposta, c'è una timida risposta di Luca, cerca in qualche modo di rimanere aggrappato a questo mondiale, come per esempio c'è una grande risposta di Fiorino, che per la seconda volta in stagione sta lì, ma questa volta per davvero coi primi due, e rischia addirittura di soffiare la seconda piazza Schumi, quindi grandissima prestazione, mentre dietro arrancano un po' gli altri inseguitori, con Michael che fa una grande rimonta P4 e Tukumic P5 riconfermando la solidità McLaren, ma diciamo che questa gara qua passa con diciamo destro di Schumi, sinistro di Luca Bigno, quindi sembra che ci sia una pronta risposta da parte del pilota Williams. Ma arriviamo al Gran Premio di Zandvoort, che è, diciamo, la svolta definitiva del mondiale. Secondo match point per Schumi, forse diciamo quello finale, in quanto poi vedremo dopo che da Zandvoort in poi il campionato per Schumi sarà bene o male una semiformalità. Zandvoort caratterizzata con la partenza della gara sul bagnato, riesce Schumi a superare in partenza Luca partito dalla P1, riesce a vincere Schumi. Luca invece è chiamato al nuovo riscatto, a rimanere agganciato al trenino di Schumi per mantenere vivo il campionato, mette la frusta alle sue gomme medie. Parlavi prima giustamente tu, Jacopo, di usura delle gomme, riesce a far accendere subito le coperture medie. C'è un ritmo martella fenomenale. Martella come non mai, in teoria, o la questione di pit stop, si trovava a una quindicina-ventina di secondi di distacco da Schumi, entro gli ultimi giri si troverà a 2-3 secondi di distacco, ok? Quindi riesce a, nel giro di una decina di giri, recuperare l'impossibile. Ma in questa coda fa un sacco di errori, ha un ritmo nettamente superiore a Schumi. In questo caso le gomme lo abbandonano, fora le gomme, deve rientrare negli ultimi giri, dove deve rientrare mestamente a velocità ridottissima, e purtroppo per lui diventa una pietra molto pesante, in quanto lui terminerà in sesta posizione, quindi perderà ulteriori punti Luca in questa fase di gara, quindi sarà possiamo considerarlo come, appunto, come secondo match point ed è quello più importante per Schumi in ottica campionato. Parlando invece di tutti gli altri, Kaiser nuova prestazione maiuscola, termina in seconda posizione. Vampel si conferma esperto nella guida della pioggia, come a Portimao, subito dietro Vampir in terza posizione, quindi vediamo Piazzola d'Onore terza posizione invece di molto diversa rispetto a quella che vedevamo nelle gare che abbiamo visto fino ad ora. Topping, nuova conferma invece in P4, quindi si conferma il trend positivo per Kaiser e per Topping, con Kaiser che da qui in poi nelle prossime gare avrà un ritmo che riuscirà a tenere sotto pressione Vampir per la lotta per la quinta e sesta posizione, che poi si concretizzerà per l'entrata poi nelle finals, e
Hopping riconferma il suo stato di forma, riconferma il miglioramento, quindi grazie a questa posizione riuscirà a riguadagnare in classifica e riagganciarsi al gruppo della top 6 sostanzialmente. Siamo a Monza. Sì, siamo a Monza, Ale, e concludiamo questa terza parte di questo nostro breve riassunto con Monza che segue Zandvoort, e siccome la batosta di Zandvoort è fredda ed è molto molto fresca, Luca Bigno in questa gara patisce tantissimo, mai in lotta, mai completamente in lotta. La gara più difficile del pilota Williams dell'intera stagione, concluderà quarto ma con un distacco di 10 secondi, con fatica da inizio a fine del weekend, una gara dove invece Shumi Legend amministra le battaglie dei suoi nuovi outsider, perché arrivano in pompa magna Michael, Topping, Kaisermatt, arrivano tutti ad assediare Shumi Legend, ma lui con grande gestione, grande freddezza e soprattutto scelta giusta nel momento giusto va a vincere in, tra virgolette, solitaria con circa 2 secondi, ma va a vincere anche il Gran Premio di Monza, che praticamente decreta fine alle chance titolate di Luca Bigno, con dietro grandi duelli, grandi sportellate, con nuova ottima prestazione di Topping che fa secondo posto. Poi non so se viene penalizzato, adesso non mi ricordo rimane secondo, scusatemi, e terzo ancora Kaiser. Se non erro Kaiser, che si conferma in un periodo finalmente molto molto buono, magari ci si aspettava prima, ma in questa parte di stagione va molto molto bene. Grande lotta tra Luca Bigno e Vampir per il quarto posto all'ultimo giro di Monza, una gara molto molto più spettacolare, una gara molto più da sport degli anni passati, con il trenino consueto di Monza che questa volta viene parzialmente rispettato, ma con il vincitore, il mattatore, che è sempre il pilota della Haas, che praticamente qui a Monza si comincia a delineare come candidato serio, e praticamente si cominciano a contare in che gara vincerà il titolo mondiale. E questo, diciamo, conclude questa terza parte del nostro riassunto con questa stagione che sta andando via via delineandosi verso il rush finale. E a questo punto, proprio parlando della Ferrari e di Kaisermatt, abbiamo qui proprio Kaisermatt che ci può un po' spiegare questo andamento un po' strano della stagione. Una prima parte praticamente in crisi nera, e in questo inizio di seconda parte di stagione strabiliante, con addirittura 2 podi consecutivi in queste ultime 2 gare. Non so se ci abbiamo il nostro Kaiser in linea. Ha detto qualche minuto ci sono, andate avanti nel caso non dovessi rispondere. Direi che non ha ancora risposto, quindi tra poco. Direi che deve capire anche lui. Deve capire anche lui, perché probabilmente si tratta di capire. Però ne approfitto, come conferma Lupensky, che dice la Sport dal terzo posto in giù se le sono date alla grande, ma assolutamente, sì. Lo vedremo poi in classifica finale, i distacchi dal terzo posto in giù, bene guarda, o male, se riesce Ale, distacchi. Se riesce Ale, diamo anche una breve lettura della classifica a questo punto, perché se la lotta per il vertice, che sembrava all'inizio una cosa due fino all'ultima gara, botta e risposta, si sta invece dissolvendo pian piano con le gare, la lotta per il terzo posto con i vari capovolgimenti di fronte si accorcia sempre di più. Assolutamente, infatti, come dicevi prima giustamente tu, Jacopo, Shumi ormai praticamente viaggia quasi in solitaria, lì è una questione di evitare assenze o imprevisti disastrosi per le gare a venire. Fiorino riesce a sorpassare Michael per la terza posizione in campionato in questa fase, quindi anche qui è molto importante questa fase di campionato, perché appunto vi sono anche dei cambi con Michael, che in queste ultime 4 gare è stato leggermente più in difficoltà e quindi ha mostrato un attimo il fianco, ha fatto passare il pilota Red Bull Alessio Fiorino in terza posizione. Successivamente Kaisermatt, intanto Kaisermatt arriva, esatto, Kaisermatt si porta in quinta posizione in campionato e riesce a sorpassare Vampir, mantiene la lotta attiva per la quinta ed ultima posizione per l'ingresso alle finals, grazie appunto a Olanda e Italia, che sono state in questo momento le prestazioni più alte del pilota Ferrari.
Topping si avvicina a top 6 con Tucumi che anche lui in leggera difficoltà per questa parte di gara, conferma della perdita di costanza per il team McLaren. Sonny anche lui comincia a anche lui ingranare in qualche posizione, in qualche guizzo ce l'ha, però anche lui comincia ad avere un po' di difficoltà. Per la parte dei costruttori, As spadroneggia in prima posizione, la Williams invece è un po' più indietro. Come dicevamo prima, se nella seconda, nella parte centrale del campionato la Williams e la McLaren erano ad ex aequo di punti, adesso la Williams riesce a staccarsi leggermente, riesce a ritornare in seconda posizione, però il distacco è minimo. La Williams ha 265 punti in seconda posizione, la McLaren terza 245, quindi comunque anche qua si riconferma lo stato di, passatemi il termine, precarietà per quanto riguarda la terza posizione in campionato e la seconda per la parte costruttori. Indietro anche qui distaccati ma anche molto vicini, con la Red Bull quarta a 176 punti, Ferrari quinta a 157 punti, Alfa sesta 144, la Aston Martin invece riesce a guadagnare terreno, conferma delle prestazioni in aumento da parte di Topping Kestrel e si porta a 96 punti. La Mercedes anch'essa è fanalino di coda, ma con poi tra l'altro, ricordiamolo, l'entrata in gioco di Lopensky all'interno del team Mercedes per dar manforte a Sonny, comunque la lotta per la settima ottava posizione è anche lì abbastanza accesa, con la Aston Martin a 96 punti, la Mercedes a 86. Quindi conferma di quello che appunto diceva Lopensky, come dicevamo anche noi, terza parte di campionato, molto confermati, prima posizione, seconda posizione, lotta intestina vera, cattiva fondamentalmente per dalla terza posizione in giù, sia dal punto di vista piloti ma anche dal punto di vista costruttori. E in tutto questo ci ha raggiunto il buon Kaiser, eccolo là, buono sorridente, che stava ascoltando un po' tutte le considerazioni sulla classifica. E Kaiser, visto che non so se ci hai sentito prima che ero un attimo via, parliamo un po' anche della tua stagione, perché la tua stagione è stata molto particolare, una prima parte molto in difficoltà con qualche guizzo, ma tanto tanto in difficoltà, e poi adesso stavamo analizzando invece questa terza parte del nostro riassunto, nella quale abbiamo analizzato le ultime 5 gare, fai 2 podi ma soprattutto ottime prestazioni proprio dal punto di vista velocistico. Cosa è cambiato dalla prima parte alla seconda? Perché hai cominciato veramente anche tu a cambiare il passo, ovvio, non magari essere veloce come i primi due della classifica generale, ma a stare lì con gli altri, da Michael, da Fiorino, a stare lì comunque in mezzo al gruppo adesso. Oddio, rispetto alla prima parte di stagione e la seconda, alla fine il livello di staff è stato più o meno simile. Più che altro a inizio stagione avevo avuto qualche intoppo, diciamo, qualche episodio che non mi ha portato a fare risultato, ecco, diciamo così. Tipo in Bahrain avevo rotto l'ala al giro 1, a Jeddah avevo rotto l'ala sotto safety car, quindi erano già risultati che potevano essere migliori, potevano essere tipo due top 5 facili. Poi si è dimostrato in Australia che è stata un'ottima gara, più o meno il passo era quello, quelle prime gare. Invece nella seconda parte di stagione, diciamo, sono riuscito a concretizzare meglio, però più o meno alla fine il distacco era sempre quello, erano circa 5-6 decimi, era tipo 5-6 decimi, non è che... Non ho sì, diciamo... rispetto... No, dimmi, sì, diciamo che ovviamente tu stai guardando 5-6 decimi dei primi due e il resto poi ce la giocavamo, insomma, questo è più o meno il tuo pensiero. Ma come lo giudichi questo tuo campionato? Lo vedi da una parte positiva o rispetto all'anno scorso pensavi di poter fare meglio? Per i miei risultati pensavo di fare meglio, però a livello di quello che ho fatto io ho proprio dato il massimo, quindi sono soddisfattissimo di quello che ho fatto. Come detto, purtroppo parecchi episodi non mi hanno fatto concretizzare i risultati e la classifica ne ha risentito parecchio. Però dal mio punto di vista ho dato il massimo contro un gioco che veramente mi ha fatto impazzire dal primo giorno, in negativo, impazzire proprio in negativo.
E allora a questo punto, curiosità piccola, credo che qualcuno dalla chat, forse magari c'ha, se dopo ci vuole scrivere o qualcosa, siamo sempre ben lieti, ma curiosità, no? Visto che comunque qualcosina ho visto, ma sto 2023, sto gioco 2023, già ti sembra meglio o ti sembra peggio? A indiscrezione qua e là, così a sensazione. Ho provato la beta nel fine settimana, ho fatto la seconda sessione di beta, ho provato venerdì e sabato. Diciamo che i punti che mi danno fastidio sul 22 sembrerebbero risolti. Però c'è da capire il fattore dei setup. Mi sa che i setup sono ancora molto più incasinati di come fossero sul 22. Ha avuto la stessa sensazione mia. Cioè, dico, carica, ho fatto una prova di setup, una, a Silverstone, e ho peggiorato un secondo rispetto al setup standard. Ho detto, alt, giro col setup standard e poi quando esce il gioco definitivo ci mettiamo poi sotto. Però diciamo, ho messo un po' la frusta alla macchina anche se col setup standard. Ho visto soprattutto ad Abu Dhabi che il curvone quello nuovo, la macchina fortunatamente non scappa, quindi sono già... No, la macchina ha un'aderenza notevole. Sì, soprattutto anche in qualifica. In qualifica ho notato che sembra di volare. Quando metti hot lap sembra di volare. Bah, vediamo, magari... Attenzione, indiscrezioni, attenzione, già primi rumors. Il 15 giugno magari sarà un altro gioco e diremo, oddio, aiuto, ci salvi chi può. Staremo a vedere. Staremo a vedere, sì. Facciamo Luca, hai qualche curiosità, hai qualcosa da dire anche secondo te un po' la, questa parte di stagione? Come l'hai vista tu da, diciamo, cameraman barra secondo opinionista di questa sport? Come l'hai intravista questo cambio di ritmo così? Da cameraman l'ho vista come uno che ha visto i buoi scappare dalla stalla. Luca Bigno già era un po' più rilassato, ha iniziato a dire vabbè, ma non pretendo più di vincere il campionato. Insomma, ha capito che era difficile e che c'erano state delle fasi di campionato che erano difficili da rimettere in piano di lì alle ultime gare. Quindi insomma stava diventando un campionato che poteva, non, insomma il distacco tra i due non era così esagerato, quindi c'era ancora qualche porta aperta, ma doveva succedere qualcosa. Schumi invece, lo abbiamo detto anche durante la stagione, ha imparato da quello che era successo l'anno prima, perdendo il campionato da Tals per dei piccoli errori, delle piccole sbavature che sono costate care, le stesse non le ha commesse quest'anno. È proprio stata una storia ripetuta un anno dopo al contrario. Prima Tals ha battuto Schumi, poi è stato Schumi a battere Luca Bigno con le stesse armi e gli stessi pro e contro, un po', diciamo, ribaltando la situazione. Se la stiamo cuffando, io non c'entro niente intanto. No! Buttiamola sul ridere, è una buttata, è un'allegoria. Stem intanto chiede: Kaiserman, vinciamo la Sport 23-24, vinciamo la Sport o la Pro? Ha già alzato le mani! No, il gioco non è ancora uscito, attenzione! Beh, signor Stem, pensasse lei alla Master. Beh, oh! Attenzione, la pronta risposta. Amici, che qua me... ava. E niente, allora a questo punto congeliamo un secondino Kaiser e poi dopo magari ti prendiamo anche te nella parte finale, anche per fare le ultime considerazioni. E Alessandro, a questo punto, Luca, io credo che possiamo andare a chiudere questo highlight finale della sport e iniziamo con Singapore. Alessandro, in Singapore, gara fuori da ogni schema esistente sulla faccia della terra, sì, praticamente. La pioggia che dura quattro giri, sì, safety, esatto, car nel mezzo, gomme asciutto sul bagnato, abbiamo visto di tutto. Fate conto che i piloti che termineranno la gara a punti saranno 9 fondamentalmente su 14-15, quindi ci sono stati diversi ritiri durante questa gara in quel di Singapore, con una nuova riconferma da parte di Sonny che va a vincere la gara davanti a Luca e Schumi, fondamentalmente. Da questo momento
lo vedremo anche nelle prossime gare a venire, a parte se non vado errato, no, mi sa che tutte le ultime gare, Luca vincerà tutte e quattro le gare, quindi sarà un filone, sì, le ultime tre gare positivo per Luca. Quindi ottimo per lui. Topping da segnalare, taglia il traguardo in seconda posizione, purtroppo per penalità scivolerà in ottava posizione. Kaiser purtroppo si ritirerà, Vampir invece viene buttato fondamentalmente fuori, però riesce, che verrà buttato fuori l'ultimo giro, riesce comunque a essere conteggiato per la parte di conteggio sui punti. Anonimo invece in questo caso Michael, perché partirà dalla seconda posizione, ma comunque non riuscirà a capitalizzare molto bene, terminerà in sesta posizione. Lascio a te la parola invece, Jacopo, per Suzuka, perché Suzuka è la consacrazione. Sì, la consacrazione, hai detto bene te, il titolo che arriva finalmente nelle mani del pilota Ace Shumi Legend, che con il secondo posto alle spalle di Luca Bigno riesce a vincere il titolo della Sport League, quello che gli era sfuggito l'anno precedente, riesce invece a conquistarlo in questa stagione con una condotta comunque di gara molto molto solida dietro al rivale senza particolari problemi, anche con una safety car negli ultimi giri ha comunque, diciamo, gestito la situazione. Luca Bigno che va a vincere il Gran Premio, dietro invece grande ancora grandissima bagarre con Topping che termina in P3 comunque con, aggiustando un po' il filone che stava diventando molto positivo da Monza, comunque piazzamenti sempre vicino al podio o sul podio. Gara invece anonima per Michael e Fiorino in ottava e nona posizione, e quindi tutto sommato il terzo posto che diventa il fulcro delle ultime due gare che poi dopo si riveleranno molto molto interessanti sia per quanto riguarda il terzo posto sia per quanto riguarda il quinto posto nella classifica piloti. E con questo arriviamo a questo punto, Alessandro, al Gran Premio di Brasile. Brasile che seconda vince la AS, il titolo costruttori, quindi fa a mani basse d'incetta sia il piloti che il costruttori, e quindi si prende tutto la casa statunitense con Luca Bigno che vince nuovamente il Gran Premio, seconda posizione anche lì per Shumi Legend, terza posizione invece per Vampir davanti a Kaiser Matt, che terminerà in decima posizione, che termina in decima posizione. Gara difficile per il pilota Ferrari. Michael Fiorino Topping, siamo sempre sulla metà classifica dalla P6 alla P8 sostanzialmente, quindi bene o male si riconferma l'andamento abbastanza, tra virgolette, medio di Michael, sì, Fiorino Topping. Questo e diciamo che in questa parte di questa ultima parte di Gran Premio Kaiser e Vampir e Topping sembrano essere molto più incisivi di Michael e di Fiorino, che sembravano sempre loro che erano alle spalle dei primi due, invece stanno molto soffrendo, e porta a una situazione molto molto interessante all'ultima gara con Fiorino e Michael che si giocano il terzo posto, mentre Vampir va all'attacco di Kaiser per il quinto posto, e quindi diciamo abbiamo ancora del duello. Alessandro, lascio a te per chiudere la stagione. Duello finale appunto a Yas Marina in Abu Dhabi con Luca e Shumi che terminano in prima e seconda posizione, formalità sostanzialmente. Topping va a chiudere la top 3, va a chiudere il suo campionato con un podio, Michael in quarta, Vampir in quinta, e grazie a questa sua posizione e grazie anche alla posizione di Kaisermatt che terminerà in P7, riuscirà a giudicarsi il pilota Alfa Romeo l'entrata fondamentalmente alle finals. Da segnalare penalità per Fiorino, che invece terminerà in undicesima posizione, mentre Sonny chiuderà il campionato purtroppo ritirandosi dalla gara. Quindi la situazione, direi che andiamo molto stretti per quanto riguarda la classifica finale, con
appunto Schumi che va a vincere il campionato piloti a 373 punti, Luca secondo a 318, quindi distacco neanche tanto netto, direi siamo sui 55 punti, non un'enormità. Michael si conferma in terza posizione a 197 punti, scavalcando Luca, scusatemi, Alessio Firino a 179. Sorpresa appunto di Vampir, che non l'abbiamo mai menzionato nei nostri pronostici a fine campionato, che va a terminare in P5 a 150 punti, entra poi nelle finals come abbiamo già visto. Kaisermat sesta posizione, topping 135, riesce ad agganciarsi alla top 6 sostanzialmente, quindi ottima prestazione da parte del pilota Aston Martin. Termina invece Sonny in ottava posizione con 94 punti, sicuramente questo è comunque un buon risultato per il pilota Mercedes, perché comunque qualche guizzo l'abbiamo visto, qualche gara podio l'abbiamo vista, vittoria l'abbiamo vista, quindi sicuramente questo gli sarà utile per le gare e il campionato a venire. Costruttori, Haas 440 punti, vince il campionato costruttori, Williams 368, McLaren si conferma terza forza a 279 punti, nonostante qualche difficoltà nella seconda parte di campionato con meno costanza da parte dei piloti McLaren, balzo felino da parte di Alfa Romeo, che riesce a portarsi in P4 a 202 punti, superando la Red Bull, che rimane in P5 a 189, la Ferrari in sesta posizione a 176. Aston Martin si porta in P7 a 165 punti, la Mercedes va a chiudere in ottava posizione a 137. E nel frattempo c'è un dibattito in chat con Matteo Kaisermat, che ha detto vabbè faccio la Prime, ha detto a Sdem, così sei sicuro che forse la vinco. Oddio, se la mettiamo in questo modo, cazzo, ma è un casino. Cioè, nel senso, voglio dire, dai, non. Niente, quindi, ragazzi, siamo arrivati. Abbiamo un po' percorso tutta la stagione della sport, dalla prima all'ultima gara, addirittura dalla pre-season. Siamo partiti con tutte le considerazioni. Il magico libricino. Se Luca lo vuole vedere, il libricino dei pronostici, tutto andiamo qui, a vedere un po' qui, come guarda. Avevamo pronosticato a inizio stagione, come poi dopo siamo arrivati al termine. Allora, eccolo momento, là, eh. Il libricino. Il libro mastro. Tipo libro mastro. Contabile. Allora, io e Jacopo Mark avevamo fatto le stesse previsioni, identiche, ovvero Schumi, Michael Fiorino e McLaren. Sì, ecco. E diciamo che a parte Schumi non avevamo considerato Luca Bigno, per sì. Questo grande, un po' la sorpresa generale alla fine è stata Luca Bigno come rivale al contendente al titolo. Poi dopo nel corso della stagione ovviamente non lo è stato, perché abbiamo visto la sua velocità, e una stagione che comunque, oltre a elevare secondo me Schumi per quanto riguarda come pilota, come completezza di pilota, comunque ad arrivare a un livello molto alto, secondo me abbiamo cominciato ad elevare anche piccoli altri grandi campioncini che da sotto potrebbero arrivare molto bene, perché Luca Bigno ha fatto una stagione fenomenale e se tutto è come i rumors dicono è il favorito a questo punto, prende il posto di Schumi Legend della stagione della Sport League. Ovviamente dobbiamo vedere poi dopo chi c'è. Noi sappiamo che lui lì c'è e quindi lui è il punto di riferimento sicuro. Una cosa bisogna dirla, e lo dice anche in chat, Ale Gallianz ha preso Schumi, ha preso Bigno secondo e ha preso la Haas campione sì. Costruttori. Diciamo ecco. Che è quello che ha preso più di tutti, non l'avevamo detto sta cosa. Gli sport secondo me c'era il botto se erano quotate ste robe. Ma infatti vedo che intanto Kaisermat sta scrivendo in chat, io proporrei per la prossima stagione di far fare i pronostici a tutti i piloti. Che non sarebbe neanche male. Facciamo non sarebbe tipo neanche male, un sondaggio però. Google. Chi vince paga la cena, è così, no? Giusto? Oh, no, sì. Oh. Chi comunque perde per comunque per il prossimo anno, se la Sport rimane con alcuni piloti di quest'anno, occhio perché piloti come Luca Bigno, come Vampir, come lo stesso Sonny e... secondo me un Michael e topping che magari sono molto più agguerriti, ci ritroviamo con un campionato molto equilibrato.
ma io mi aspetto molto anche molto equilibrato. Mi aspetto sì, Sonny, sì, sì, Sonny. Mi aspetto Alessio. Io mi aspetto Vampir. Qualcuno anche dalla Prime, magari. Che sì, se magari ma... sale su, può essere veramente interessato. Qualcuno che scende giù dai campionati della 100, sai, ributtarsi dentro a tutti questi piloti crea sì un bel pacchetto e una bella cosa interessante. Abbiamo già scoperto che Kaiser ha dato qualche novità. Attenzione! È arrivato Nuzio! Attenzione, eccezionale! Proprio lui! Eccezionale! Sciabolata morbida non va. Come va? Come la va? Come la va? E anche e dopo Nu è arrivato pure il campione della Sport League, signori. Buon Shumi Legend che è arrivato in questo momento. Lo stavamo un po' attendendo, nel senso, nelle nostre considerazioni lo stavamo un po' aspettando, ma è arrivato colui che poi alla fine ha vinto il titolo della Sport League. Guardalo lì, tutto contento. Sta pure in giro, lo stai. Sta pure in giro, bella tutto vita. Contento. Non si sente nulla. No. Scusate. Ha detto no. Volevo solo dirvi di controllare dentro l'armadio perché mi sa che c'è Tonio girato. Tonio, durante la gara di venerdì, quella di beneficenza per Imola, era un po' come doppiare le forti. Cioè, ogni tanto te lo trovavi girato, alla fine ha fatto uscire la safety che ha scombussolato le carte. Dopo 50 giri rotti di tranquillità quasi assoluta, no, vorrei anche... Per chiudere questa parentesi, Luca, vorrei anche sottolineare che comunque chi era? Yuri che guidava? Adesso non mi ricordo più. Yuri, no, c'era sia Yuri che Andrea. Ad Andrea è saltata la connessione. Yuri c'era. Andrea stava guidando praticamente quei fantasmi gli ultimi giri. Tonio ha fatto crashare il mondo. Ma chiudiamo questa parentesi perché è arrivato finalmente il nostro campione della Sport League del 2022-2023, Shumi Legend, che si è mutato. Adesso speriamo che ci senta. Prima parlava e non sentivo niente. Sta ancora festeggiando. È il festino, esatto. È il dopo. È il dopo ancora. Ma... Shumi, raccontaci di questa stagione, perché alla fine è stato un turbinio di emozioni. Sei partito che avevi dei dubbi, pian piano ti sei ripreso, hai dominato, hai gestito. Hai fatto quello che... non ti era riuscito l'anno scorso. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Prova a vedere se c'è le cuffiette. Prova a vedere che sono le cuffiette. Non vedo se... No. Sei smutato, ma non ti sentiamo. Vado a verificare anche da qui. Al volo. No, io non lo sento. No, qui è tutto regolare. Mentre... vediamo di recuperarlo. Vediamo se lo recuperiamo subito. Mi sentite, mo? Eccolo! Sì, eccolo. E poi non mi sento senza cuffie, aspettate. Adesso lo recuperiamo. Così chiudiamo in bellezza. Assolutamente sì. Allora, Sassa, prova, salsiccia, sì, ti sentiamo. Buona! Matteo G... problemi gli unici della stagione per giunta. Probabilmente è il problema più grande che ha avuto durante l'arco della stagione ovviamente dice bisogna scegliere o la faccia o la voce, tipo o la borsa o la vita, o la faccia o la voce. $50,000 o la scatola misteriosa. 50,000. Eccolo. lo sentiamo forse. Sentiamo. Adesso lo vediamo. Perfetto. Ok. Sì. Ecco, con questo ci siamo. Non mi sento bene. Vabbè. Vabbè, dai, per due cosette. Vabbè. Proverò a sentire. Facci un riassunto della stagione, come l'hai vissuta. Allora, premetto che sono un po' più là che qua, in questo momento. Giustamente. Comunque, allora sì, è stato un anno molto particolare perché venivo dalla sconfitta piuttosto bruciante con Talz l'anno scorso e ho passato tutta l'estate scorsa pensando a come riscattarmi quest'anno, a come vincere, pensando a dove dover aggiustare gli errori che ho fatto. Ero anche in un momento della mia vita dove non ero molto sereno di testa e quindi ho sbagliato molte cose. Però nessun alibi perché alla fine ho meritato di perdere e lui meritò di vincere.
quest'anno sono partito che ero sicuramente in una situazione mentale più tranquilla proprio della mia vita, e poi ho trovato molto più feeling sul nuovo gioco e sin da subito mi sono sentito più veloce. Non mi aspettavo onestamente di avere un avversario veloce come Luca, anche perché nelle tre gare della pre-season le vinsi tutte e tre, e poi nelle prime due gare feci due secondi posti, quindi capì che il campionato era tosto. Poi Luca si è rivelato un avversario veloce per tutta la stagione, a volte anche più di me, soprattutto sul finale. Ho fatto valere più che altro l'esperienza, che sicuro non mi manca perché corro da 10 anni. Però ogni gara è stata veramente mentalmente un massacro, perché non lo so, il mio primo pensiero chiaramente era non fare errori. Poi spesso ho dovuto comunque battagliare con lui fino all'ultimo giro, a volte ho vinto, a volte ho perso, e non mi sono mai sentito al sicuro di vincere il campionato, anche quando avevo tanti punti di vantaggio. Forse ho cominciato a pensare di essere campione veramente solo dopo Monza, che avevo circa 80 punti e me ne bastavano una ventina, ma comunque alla fine di ogni gara mi sentivo molto stanco mentalmente e avevo bisogno comunque di un po' di riposo. Infatti non mi allenavo mai il giorno dopo, aspettavo sempre un giorno per riposare. È stato un campionato tosto, infatti poi dopo non ho neanche fatto le finals perché avevo bisogno di riposo mentale, e penso che mi servirà in vista dell'anno prossimo. Quindi ci tengo a fare i complimenti a Luca, perché è stato un avversario molto tosto e soprattutto correttissimo in battaglia, molto corretto, e penso che vincerà la Sport dell'anno prossimo senza dubbio, e farò il tifo per lui. E ringrazio, come ho già scritto nel mio post su Instagram, Fabio, che ho fatto la compagna. È stato veramente, cioè, bello conoscerlo, davvero una bella persona. E Steb, che vabbè, che dire, l'ho anche conosciuto da vicino, è più basso di quello che pensavo, e però è veramente fantastico, cioè, è veramente molto molto simpatico. No, è bello perché solitamente no, l'ho anche conosciuto da vicino. Aspetta che non mi sente su. No, è carino perché solitamente tu incontri qualcuno dal vivo e dici no, è anche una brava persona, in realtà è uno tranquillo, a posto. No, in realtà è anche più basso. No, vorrei dire che questa live è diventata un dissing clamoroso a Sdem, perché prima Kaisermatt basso sarai tu di Sdem. Comunque prima Kaisermatt adesso anche Shumi, diciamo che oggi è tutti contro Sdem, insomma. Comunque Sdem chiede se puoi bere un drink anche per lui. Allora, diciamo che ho già finito una birra e mezza e devo guidare, quindi mi sa che mi fermo qua per almeno finché non basta torno e avanza, anche perché sennò poi la Formula 1 dice se devi guidare non bere, quindi esatto, se lo dice Rosberg ci crediamo. No, allora, mi anticipo, è a zero alcol, è zero alcol. Vedrete più avanti quando, allora, piccolo spoiler, quando mi arriverà la coppa ho pianificato una specie di festa per festeggiare il campionato, ma una cosa veramente fatta in grande e molto molto ignorante, poi vedrete, quindi sicuramente si continuerà a festeggiare. Perché è giusto che ci si diverta. Però per sera penso che mi fermo perché devo arrivare a casa. C'è Matteo che ha taggato la polizia stradale. C'è Matteo che ha detto tag polizia stradale. Meglio che mi fermo qua per sera. Beh ragazzi, che dire, direi che abbiamo detto tutto per stasera. Sì, non so se vogliamo fare intervenire pure Luca Bigno e Kaisermatt. Sì, giusto per la chiusura, la chiosa. Ecco qua. Luca, allora che dici? Vuoi rispondere a Shumi che ti dice grande favorito per la prossima stagione? Come vuoi rispondere? Allora, non lo sto buffando, lo penso davvero. Infatti io stavo pensando proprio quello, visto l'andazzo già di quest'anno. No, comunque voglio solo fare una domanda, cioè voglio solo dire una cosa. Come si dice? Io mi aspetto che tu mi faccia da ingegnere l'anno prossimo. Olè! Allora, dovete ringraziare che non l'ho detto prima, perché lo stavo per dire, ma magari gli fa da ingegnere, tac! No.
buon mercato. Diciamo che se ne avrò la possibilità, magari non dico sempre perché è comunque un impegno, tanto che ci sono 18-20 gare all'anno, non è una cosa che voglio fare in maniera fissa, però se ne avrò la possibilità sicuramente sì, perché io credo che comunque in tanti anni di team driving i migliori rapporti li ho sviluppati con le persone con cui ho avuto più competizione ravvicinata, perché penso che anche se è un gioco alla fine c'è stima reciproca, e quindi se mi capiterà l'occasione sicuramente avrò piacere di fare. In tutto questo il buon Kaiser Matt cosa dice? Perché io c'ho Cesc Slim Shady che dice: per favore fate tacere Jacopo, grazie per la collaborazione. Mi sa che lo conosco, ma non sono sicuro. No, ma mi sa che lo conosco io, visto che probabilmente domani lo picchierò a lavoro. Ma questi sono dettagli. In RP, ovviamente. Su Formula 1 2023 lo butti fuori diretto. Sono i peroni, sì. Ma ovviamente per gioco, si scherza. E buon Kaiser, Matt, invece, prossima stagione. Cosa vuole fare? Con primario o cerchiamo di buttarci nella battaglia anche lì? Nessuno è gregario, non si è mai gregario finché il cuore non molla. Allora, comunque, dove correrò top 5 finals diretta, almeno per una volta, dai. Due volte di fila che vado come subentrato, una volta cerco di entrare come ufficiale per le finals. Proviamo. E nel frattempo Jacopo è minacciato e ti buco le ruote del monopattino. Okay, monopattino c'ha le ruote. Ah no, quelli nuovi hanno le ruote di gomme normale, è vero. Ero ai monopattini, quelli con le ruote di plastica, ecco. Al Raptor. Mia. E niente, ragazzi, io credo che a questo punto ci siamo. Io lascio la parola ad Alessandro, a Luca. Non so se Luca c'ha qualche mimino ma provvediamo poi. Ma provvediamo. Quindi lascio la parola a voi. Questa è stata una bellissima serata, una bella rimpatriata della Sport League di quest'anno. Ma sì, e poi la settimana prossima rimanete qua. Vai. Oh, allora. No, ci tengo, dato che sono da 2 anni più fit, ci tengo a ringraziare chi gestisce il sito, perché so che lo fa comunque da 12-13 anni, quindi non è facile. Penso che la longevità di qualcosa indichi sempre che è stato fatto un gran lavoro. E anche quando, mi ricordo l'anno scorso, venivamo squalificati io e Seb dalla Summer per 3 gare perché ci comportavamo male, diciamo giusto, perché io in quel caso ho capito la serietà del sito. E penso che questa vittoria nella Sport sia un punto d'arrivo, perché sei con un ciclo di 2 anni, ma anche un piccolo punto di partenza, perché non ho finito qua su Fit, e chi mi conosce sa quale sarà il mio obiettivo l'anno prossimo, e quindi niente, non vedo l'ora di rivedere tutti quanti in pista il prima possibile sul nuovo gioco. Perfetto, Ale, ti lascio la palla per chiudere. Allora, ovviamente grazie mille a Michael, Luca, Kaiser, Matt, Shumi, che si sono prestati per questa intervista così al volante, per ricordare i tempi andati di questo campionato ormai concluso purtroppo. Quindi grazie mille a voi, assolutamente. Ci saluta anche Michael, l'ha scritto in chat, quindi ci saluta anche lui. È muto, comunque, ma ci sente. E comunque, ragazzi, io non vorrei dire, ma manca solamente 10 giorni, già si ricomincia con la nuova stagione, cioè siamo belli freschi. Oh no, è un disastro questo, un casino. Ci vorrà pazienza per non arrivare cotti, fidatevi. Sì. Ovviamente ringrazio voi, Luca, Jacopo, Algalias che è appena entrato, Andre, Mark, ringrazio ovviamente tutto lo staff di Formula Italian Team, ringrazio gli spettatori che sono rimasti qui fino ad oggi, fino ad ora. Ovviamente, attenzione, ormai non ce la faccio più, ragazzi, internatemi, perché sono un casino. Le 23:22 per tutti. Esatto. Mi raccomando, prossima settimana, il 29, siateci, perché ci sarà sempre un rewind, ma il rewind invece sarà dedicato alla Premier League, quindi mi raccomando, siateci, perché sarà un rewind che lì dà
le casse di baffi, quindi mi raccomando, aspettiamo. Quindi, signore e signori, amici di Formula Italian Team, un saluto e ci rivediamo appunto il 29, e mi raccomando, siete presenti il 12, se non vado errato, o il 13. E prima di chiudere, controllate il sito, perché ci sono tanti tanti avvenimenti che stanno per arrivare. C'è chi si vuole buttare sulle ruote coperte, ci abbiamo qualche gara su Assetto Corsa, abbiamo ancora Fit Lane per parlare della Prime, della Pro, della Master. Gala. Poi ci sarà il gioco nuovo che arriverà, probabilmente anche faremo qualche live sulla Formula 1 in diretta in queste gare estive, la Summer League, ci abbiamo tante tante cose ancora da qui fino all'inizio della nuova stagione su Formula 1 2023, quindi continuate a seguirci perché ci saremo sempre e ovunque. Soprattutto seguite il canale Formula Italian Team su Telegram, dove lì ci saranno tutte le ultime breaking news per quanto riguarda appunto tutti gli eventi che ci saranno. Telegram, Instagram, tutto, poi. Luca, siamo te che sei social. Luca, Telegram, social, Instagram, Discord, trovate tutto, tutto, tutto. Da Instagram già potete risalire a tutto con il link nella bio. Assolutamente sì, quindi mi raccomando, siateci, seguiteci. Signore e signori, amici di Formula Italian Team, buonanotte! Buonanotte.